Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti o bentrovati sul canale Femmina che Legge. Questa sera ho l'onore e il piacere di comunicarvi la nuova rubrica, un nuovo format che sarà presente sul canale Femmina che Legge, che si chiama Scritte sul Corpo. Di cosa parla questa nuova rubrica? Questo nuovo piccolo format che abbiamo deciso di inserire parlerà di donne, ovviamente, e di poesia. Per fare questo lungo viaggio non sarò sola, come vedete già. con me ci sarà una lettrice appassionata, un'artista, un'anima bella, un'amica. Lei si chiama Alessandra Melillo. Buonasera Alessandra e benvenuta. Grazie Marghe, ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, poesia e donna. Oggi ci chiediamo, oggi così come anche forse in epoche passate, ci si è chiesto che cos'è la poesia. La poesia, questa materia oscura di cui tutti hanno parlato e in particolar modo noi ci soffermeremo a parlare di poesia e donna, quindi di come le donne, le scrittrici, le poetesse hanno sentito la necessità di raccontarsi attraverso poetica. Nel corso degli anni, in qualche modo, la poesia è stata sempre scritta. Soltanto negli ultimi anni, però, correggimi se sbaglio, ci si è soffermati un po' di più a parlare di poesia al femminile o di romanzi al femminile, come se ci fosse appunto una voglia di riscoprire come le donne nel corso degli anni hanno voluto raccontare se stesse, i propri sentimenti, il proprio corpo. E noi cercheremo di fare questo viaggio proprio alla scoperta o alla riscoperta di queste parole, di questo verbo che in qualche modo si è così perso lungo il nostro cammino storico e del tempo. La poesia è sempre, come dicevo prima, una sorta di materia oscura, una sorta di già non bifronte, perché molti sono attratti dalla poesia, si è sempre stati attratti, ma in un certo qual modo si ha anche paura di non capirla bene, di non riuscirsi ad avventurare in questo sorta di ginepraio che è appunto la poesia. Quindi io credo che la poesia sia una sorta di chiave in qualche modo, che cerca di trovare le parole per poter raccontare i sentimenti, le paure, le angosce, quello che non viene detto. Anche se devo fare una piccola critica, oggi mi sembra che la poesia, oltre appunto alla necessità di voler riscoprire che cos'è la poesia e cos'è stata la poesia per le donne, si scambia un po' la poesia per una sorta di andare a capo, così a caso, o di consolidare quella famosa rima collaudata già da anni, no? Cuore, amore, e quindi ripresentare queste rime. La poesia, ovviamente, come il linguaggio umano, è sempre in divenire, è sempre qualcosa di malleabile che cambia nel corso del tempo perché cambiano le persone, cambia proprio il linguaggio che si usa. Lo sappiamo perché, insomma, in qualche modo è cambiata la poesia di Dante, non è la stessa di quella che oggi probabilmente è quella della Valduga, per dire, no? Sia perché appunto uno è uomo e l'altro è donna, e anche perché il linguaggio nel corso del tempo cambia. Però molto spesso mi sembra che si scambi per poesia qualcosa che appunto va a capo e basta, oppure abbia questa rima. In ogni caso è sempre stata una costante nella vita dell'uomo, si ha proprio la necessità di scrivere poesia, di parlare anche di poesia. Alessandra, che cos'è la poesia? Domandona. Come prima ci dicevamo, è come se mi chiedessi che cos'è l'amore. Allora, che cos'è la poesia? Mettiamola così, inizio dicendo questa cosa qua, visto che abbiamo introdotto il femminile come dire, fil rouge del nostro percorso, della nostra rubrica. Anzi, io ecco, intanto ringrazio Margherita perché per me è una cosa bellissima, nel senso che io sono molto emozionata di questa opportunità e mi sento anche molto onorata e non degna, dico la verità, perché comunque
No, sì, perché comunque sono dei canali che, ecco, non si vivono tutti i giorni, poi io faccio un lavoro completamente diverso e quindi mi riempie davvero di gioia e di entusiasmo. Quindi, di cosa ti occupi tu nella vita? Io sono un'educatrice, lavoro con i ragazzi disabili in un centro diurno e quindi è un lavoro che apparentemente sembra molto diverso. Vabbè, poi sono un'appassionata di teatro sociale, quindi è sempre tutto un vortice in cui si vive e si lavora in una dicotomia fra parole e silenzi. Quindi forse la poesia è questo. E l'incontro, il respiro che c'è fra la parola e il silenzio, ed è l'attimo stesso in cui Pandora scoperchia il suo vaso. Pandora è l'esempio della donna, secondo me, che può aprire, come dire, in maniera forse coerente questa nostra rubrica. È proprio l'attimo stesso dell'apertura. E quindi in cui poi, dopo l'apertura del vaso di Pandora, si crea quella che è appunto il mondo, la poiesis, no? La cultura, lo spazio degli incontri, lo spazio dei corpi, in cui ci si trova a guardare quelle che sono le proprie pulsioni, quelle che sono i propri desideri, il momento in cui anima e corpo si incontrano e probabilmente vanno nella stessa direzione. Non so come dire, ce la definirei così, questo spazio fra il silenzio e la parola. E il tuo lavoro si incontra in qualche modo con la poesia? Domande da milioni di dollari mi fa Margherita. Domandone questa sera. Partecipare a questi incontri. E come si incontra? Allora, come dire, ti rispondo un pochino all'Alda Merini, facciamo così. Così facciamo subito lo spoiler direttamente. No, nel senso che la poesia, come i poeti, ti scivolano fra le dita, sono veramente difficili da poter studiare e identificare in qualche modo. E, quando si lavora con le persone, soprattutto in ambiti di cura, è veramente difficile tradurre tutto quello che si vive giornalmente. Cioè è veramente difficile tradurlo e in qualche modo lo spessore con cui queste persone, cioè le persone con cui io lavoro, vivono la loro vita, lo spessore con cui vengono trasmessi desideri, bisogni, esigenze, io l'ho raramente trovato all'esterno, dico la verità. Sono fra le persone più interessanti che io conosca. O comunque ti mettono davanti, come fa un po' la poesia, ad immagini e parole che apparentemente sembrano indecifrabili, ma che in realtà sono un po' lo specchio di quello che si vive tutti i giorni, o di quelli che sono i nostri desideri, o ancora più faticoso, le nostre fatiche, i nostri dolori. E spesso stare a contatto con la sofferenza, come stare a contatto con una poesia che parla di un qualcosa che apparentemente, come ci dicevi tu bene all'inizio, sembra quasi una materia oscura, però fa sentire, come dire, un riverbero, quasi una vertigine dentro, in cui tu, quando percepisci questa cosa qua, dici, qualcosa dentro mi tocca, questa cosa dentro mi tocca, e di solito se ti tocca in qualche modo anche un potere trasformativo. Non so se mi sono spiegata, io poi vado un po' a braccio. Sì, assolutamente. No, ho capito benissimo quello che dici, che poi hai detto due parole chiavi, cioè poesia e dolore. Che in qualche modo la parola riesce a trasformare, poi si trasforma in poesia, ma riesce comunque a trasformare il dolore. Quindi ha questa funzione quasi catartica, no? Medicamentosa, perché è un po' quello che è successo anche alla protagonista di cui parleremo questa sera. Se c'è infatti una scrittrice, un outsider della letteratura italiana, della poesia italiana del Novecento, una sorta di figura artistica borderline, non riesco a non pensare ad Alda Merini, no? La poesia di Alda Merini è una poesia estrema e allo stesso tempo sublime.
Io l'ho sempre definito la poesia di Alda Merini, correggimi se non ti piace questo termine, randagia, perché in effetti lei non è una letterata nel più aulico del termine, è anche più una neofita in questo senso, ed è un po' una scrittrice che in qualche modo raccoglie tutti i sentimenti che prova, personali e del dolore degli altri. Lei ha avuto una vita molto travagliata, come vedremo, è stata internata più volte nell'ospedale psichiatrico, ha sofferto, anche il fatto stesso di essere madre per lei in qualche modo era difficile anche da accettare per come era fatta lei, nonostante, sia stata un'ottima madre, ma la sua femminilità, il suo essere donna, il suo essere umana, ed essere contemporaneamente anche poetessa ed essere donna sono tante piccole cose che dentro di lei in qualche modo hanno sempre lottato, hanno creato questa sorta di sfregamento, di scintille che poi in qualche modo ha riversato grazie alla parola nella sua poesia. Tu che hai studiato tantissimo Alda Merini, chi era Alda Merini? Scritto tantissimo, diciamo che io ho incontrato Alda Merini, non fisicamente, perché per ovvi motivi, ma ho incontrato Alda Merini e non l'ho più lasciata, nel senso che non so come dire, è un po' come quando si incontra qualcuno per la prima volta e è come se in qualche modo questa persona che si incontra, in qualche modo ci sono degli aspetti che ti fanno dire, non lo so, mi sembra quasi di conoscerla da sempre, conoscerla da sempre. Quindi ho avuto questo impatto, come dire. E poi volevo dire, cioè, faccio una piccola postilla, perché secondo me Vinicio Capossela racconta molto bene questo aspetto dell'incontro, no? Dell'arte dell'incontro. Ci ho pensato un po'. Lui dice che l'incontro con una persona, con un autore, cioè l'incontro in generale, ha all'interno qualcosa che è un po' casuale e un po' magico. Quindi all'interno c'è una commissione fra questi due elementi che apparentemente sembrano diversi, ma in realtà non è così. Cioè si incontrano ad un certo punto. E lui dice, sembra una coincidenza incontrarsi, ma in realtà la coincidenza all'interno ha la previdenza, c'è un aspetto previdente che secondo me è appunto questa cosa che dicevo prima, no? Mi sembra di conoscerlo, di conoscerla da sempre. Una sorta di déjà vu. Una sorta di, sì, ma oppure una sorta anche di, non lo so, di linguaggio che senti che possa in qualche modo rappresentarti, che Appartenenti, sì. in qualche modo, tra l'altro, l'Alda Merini, che è la poetessa del Naviglio, di questa Milano, che è molto, cioè io vivo a Milano, ma in realtà sono siciliana, sono molto vicina a questa terra del sole. Però l'Alda Merini, che è la poetessa di questa Milano, come lei la definisce, questa Milano che graffia, mi ha conquistata subito. E mi ha conquistata subito, soprattutto quando avevo letto dei versi in cui accostava la parola inguini alla parola riverbero di fiori, di foglie secche, cioè mi ha conquistato perché ho detto no, vabbè, cos'è? Tipo una, cioè, e lei è proprio Proserpina, così si racconta vero, cioè, ho detto c'è questa dualità in questa persona qui, no? Cioè, dualità che l'ha fatta un po' rinchiudere in manicomio, ma dualità che rappresenta proprio il suo modo di essere, quindi lei che scende negli abissi e poi torna nelle primavere, ed è così, e credo che la donna, l'essere umano in generale, assolutamente, ma la donna in questa ciclicità, in questo dualismo si possa assolutamente ritrovare. Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Sono d'accordissimo con quello che dici. E infatti, poco fa parlavi proprio di dualità. In effetti, la poesia di Alda Merini è molto duale, esattamente come la sua poetessa. All'inizio parlavo proprio della poesia come una sorta di già nubifronte e io non riesco a parlare di Alda Merini se non facendo riferimento proprio a questo già nubifronte e a questa dualità, a questo binarismo che comunque in lei diventano delle cifre distintive, delle tematiche, possiamo
cioè di parlare di Alda Merini è molto difficile, è molto complicato perché le tematiche sono tante, però se ci sono delle tematiche ricorrenti che possiamo riscontrare in Alda Merini, io credo che siano l'amore, la follia e la poesia. Però in questi tre punti chiave che almeno io ho riscontrato, si combinano in un modo molto, molto magico, per utilizzare un aggettivo di cui parlavi tu prima, no? La magia. Perché l'amore, secondo me, in Alda Merini è qualcosa che la lega alla terra, alle famose zolle di cui lei parla, no? nelle sue opere, qualcosa che la rende umana e allo stesso tempo ostacola. Questa è l'opinione che ho io. La follia invece è qualcosa che le dà la possibilità di andare oltre, esattamente come parlava Giordano Bruno, fino a morte di bacio, no? Questo eroico furore, andare oltre il corpo. Amore e corpo sono un'unica cosa, secondo me, in Alda Merini, perché il corpo in qualche modo rispecchia quello che è il suo sentire umano. Nel momento in cui arriva la follia nel corpo e quindi anche nell'amore, lei parla spesso nelle sue poesie di delirio d'amore, nel momento in cui entra la follia, secondo me supera il corpo e quindi anche il linguaggio deve per forza cambiare, in qualche modo non può essere più comune, ma diventa poetico, quindi in quell'eccesso di amore, in quell'eccesso di sentire, in quell'eccesso di dolore, che è appunto la follia, esattamente per come la descriveva Platone. Platone parlava dei folli, no? Nel suo Simposio. L'amore è follia, diceva Platone, ma anche la stessa Dickinson quando dice è troppa follia e suprema saggezza. Quindi amore e follia in qualche modo fanno superare, fanno diventare poeti questo. Ma Platone diceva anche che i folli, parlava appunto della follia in riferimento anche ai poeti, perché la follia poetica è quella cosa che ti fa superare l'essere umano e quindi l'essere terreno, appunto quella sorta di corpo che ti lega inevitabilmente alla terra. E il linguaggio cambia, perché appunto facendo sempre riferimento a Platone, parlava proprio anche di follia in riferimento ai bambini. I bambini, diceva, sono pazzi, sono folli, perché hanno questa capacità di dare una dualità al linguaggio e alle cose. E fa un esempio molto carino, parlando per esempio di, non lo so, una penna o un qualcosa, se la diamo al bambino non sappiamo se il bambino può utilizzare quella penna soltanto per scrivere o la può scaraventare al muro, quindi utilizzarla come un'arma contro il fratellino più piccolo, insomma c'è un'imprevedibilità. E quindi anche il linguaggio può cambiare, esattamente come nella poesia. Penna non significa soltanto penna, corpo non è soltanto corpo nella poesia, ma può essere imprevedibile. Quindi l'imprevedibilità diventa una parte esistente anche nella poesia di Alda Merini. I poeti si sfuggono tra le mani, tu dicevi prima, no? La poesia, i poeti si sfuggono tra le mani, non puoi acchiapparli perché sono imprevedibili, esattamente come appunto quella follia di cui parlava anche lo stesso Platone. Non so se sei d'accordo e soprattutto se sono stata chiara, perché in questo delirio. Chiara, assolutamente sì, assolutamente chiara. E poi sì, quando si parla di deliri, questa cosa qua, cioè, non possiamo altro che farci trascinare come dire, dall'imprevedibilità. D'altra parte, se si è appassionati di poesia, in qualche modo è perché questa cosa qua ti piace, no? Cioè il fatto che possa essere imprevedibile, però incasellata in alcuni tipi di regole, appunto, no? Viene da dire anche ben definite, perché poi c'è, cioè, Alda Merini era una poetessa, lei si definisce veramente, cioè, molto severa del verso. Se da un lato racconta, ci parla di queste immagini orfiche, di questi mondi che vanno nel sottosuolo, e dall'altra parte è ben inserita all'interno proprio di un utilizzo perfetto del verso, non tanto della rima, perché non tutte, però proprio meravigliosa, cioè è proprio quasi come un canto.
alcune delle sue poesie. Cosa dire di altro? Sì, lei è assolutamente imprevedibile ed è si vede anche semplicemente, poi semplice non è, accostandosi un pochino alle interviste che poi le vengono fatte nell'ultimo periodo della sua produzione, no? Lei è proprio, cioè potrebbe dire tutto il contrario di tutto, perché è come se veramente il suo pensiero, come la sua parola, fosse davvero un fluire in cui lei risponde proprio di quello che in quel momento le arriva, che lei proprio sente dentro, ma si percepisce anche appunto nelle interviste. Quindi era anche difficile riuscire ad intervistarla perché lei proprio andava lontano, evadeva nei suoi pensieri, come nelle sue Come poesie. nelle sue opere anche in prosa, molto spesso infatti una delle critiche che viene mossa dal Damerini è proprio il fatto di riuscire ad essere poco chiara, perché in alcune opere sue, in prosa per lo più, lei è veramente molto criptica, un po' perché comunque lei frequentava anche dei poeti gli ermetici. Quasimodo, no? E quindi in qualche modo veniva influenzata sempre da queste nuove conoscenze, questi poeti o comunque scrittori che lei frequentava regolarmente e che conosceva, un po' perché per la situazione anche sua personale che ha vissuto, quindi il fatto di essere stata internata più volte, appunto come dicevamo, in ospedale psichiatra, aver subito gli elettroshock, indubbiamente quelli sono stati degli episodi della sua vita che hanno inciso anche in questa capacità, un po' perché secondo me lei ci giocava col fatto di essere una poetessa. Ci sono varie interviste anche fatte alla figlia di Alda Merini, in cui molto spesso lei rimproverava le figlie che magari non facevano quello che diceva lei, dicendo tu ti stai opponendo al poeta o alla poeta d'Italia più grande. Quindi un po' lei sapeva di avere questo peso pubblico, soprattutto nell'ultima parte della sua vita, negli ultimi anni della sua vita, sapeva, anche perché poi è stata candidata addirittura al Nobel, quindi l'opera di Alda Merini si è diffusa veramente per lungo tempo e ancora oggi insomma, si continua a leggere e a studiare, ma in ogni caso molti parlavano di Alda Merini. Aveva un impatto mediatico non soltanto nel mondo letterario, ma anche nel mondo artistico, musicale. Molte delle sue poesie, infatti, sono state anche messe in musica. Vorrei tornare un attimo a quello che dicevi tu prima, cioè a questo, orfismo, il notturno in Alda Merini, che è un'altra tematica importantissima, in effetti, che secondo me bisognerebbe quantomeno accennare, perché Morfeo, Orfeo sono due figure di riferimento nella poesia di Alda Merini. Assolutamente. Anzi, se ti va, visto che stiamo parlando, secondo me sarebbe bello poter leggere una delle sue poesie, che secondo me si lega molto a questo discorso dell'orfismo, di Orfeo, che è un pochino, diciamo, se dovremmo delineare il suo percorso poetico, è un pochino tutto quello che è la prima parte della sua produzione, che viene definita come la parte in cui maggiormente si parla di questa profondità, di questa discesa. Allora, leggo questa poesia dal titolo Il Gobbo e poi dopo aggiungo un pezzettino, se Margherita mi dà. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. La leggo, vado. Dalla solita sponda del mattino io mi guadagno palmo a palmo il giorno. Il giorno dalle acque così grigie, dall'espressione assente. Il giorno io lo guadagno con fatica, tra due sponde che non si risolvono, insoluta io stessa per la vita e nessuno mi aiuta. Mi viene a volte un gobbo sfaccendato, un sibolo presagio d'allegrezza che ha il dono di una strana profezia, e perché vada incontro alla promessa, lui mi traghetta sulle proprie spalle. Allora, questa poesia Alda Merini l'ha scritta a 15 anni, cioè lei ha 15 anni, scrive questa poesia e per dire che
ancora tutta la parte seguente del manicomio non c'era stata. Ok, lei poi sarà internata, credo che forse se non erro, tipo quando aveva 16 anni inizia il suo primo ricovero, se non sbaglio, adesso non vorrei sbagliarmi, però sicuramente si parla però di un'infanzia vissuta nella guerra, quindi cioè, ricordiamo anche dove lei comunque, qual è il periodo storico, no, in cui vive. La bambina, quindi lei comunque vive tutto il periodo della guerra, dei bombardamenti, si trasferiscono addirittura, in un'intervista raccontava che ha aiutato la madre a partorire l'ultimo fratello ed era una pressappoco una bambina. Quindi scrive questa poesia in cui, cioè, io a parte che già qua vedo proprio il suo mondo da Proserpina che va giù negli inferi, perché proprio queste, cioè come dire, queste due sponde che non si risolvono mai, io credo che proprio già sia l'inizio di queste due sue anime, del profondo e della luce, del buio e della luce, lei che si guadagna palmo a palmo il giorno. E se pensiamo anche al nostro periodo storico, a quello che si sta vivendo in questo momento, quanto veramente sia attuale il giorno dalle acque così grigie, no? E dall'espressione così assente. Cioè io trovo che veramente lei abbia proprio questa capacità di tirare fuori con la parola una condizione dell'esistenza che tutti viviamo. Lei la sa raccontare forse meglio. E poi c'è anche la presenza di questa figura già in qualche modo deforme, vorrei dire. Quindi la sua attenzione per il diverso, i gobbi in questo caso, no? Coloro che portano sulle spalle un peso in questo senso. Quindi lei ha anche questa forma di già attenzione per qualcosa che già nella società in qualche modo viene allontanato, viene spostato. Il diverso, in qualche modo, è anche questa una tematica che le attrae particolarmente. Lei dedicherà anche parte della sua vita a raccontare il diverso, inteso anche in questo caso come coloro che stanno in manicomio, no? Racconta il manicomio e anzi lo definisce un luogo sacro. Sì, assolutamente. Allora, questo gobbo, tra l'altro, mi fa pensare adesso, giusto per così, mi è venuto in mente adesso, per fare una citazione dell'ultimo film, è stata La mano di Dio, no? In cui si vede questa figura del gobbo, che in realtà è della tradizione, e secondo me ha appunto questo significato di, non secondo me, ha questo significato di presagio, di fortuna, di sfortuna, di una addirittura lei parla, mi traghetta incontro a questa promessa che magari è già appunto un presagio di quello che poi accadrà dopo. Non lo so, questa è semplicemente una mia elucubrazione mentale, così lasciatemela così lì. No, dicevamo, sì, assolutamente, lei, a parte che lei si considera la diversa fra i diversi, la matta fra i matti, c'è cioè la matta della porta accanto. Esatto, un'altra sua opera in prosa. Pazza della porta accanto e assolutamente racconta e canta e innalza il diverso. E sì, il manicomio per lei poi diventerà la terra santa in qualche modo, perché come cioè, lei un pochino ce cioè, lo vive come questo grandissimo momento di passaggio che in qualche modo le apre gli occhi. Che in qualche modo la accosta appunto ai piccoli, ai bistrattati, a quelli che stanno un pochettino ai margini, a quelli un po' lei li definisce strappati. E lei è un po' la poetessa di questo strappo, di questo rattoppo, di questo buco dell'esistenza, che non cerca appunto di riempire, ma cerca di elevare, cioè quasi a volte di sublimare. Con delle immagini a volte anche molto crude dei suoi racconti in manicomio, in questo caso. Sì, anche perché lei cerca sempre di trovare quel sacro, no? Quel fuoco fatuo in qualche modo che esiste anche negli ultimi. Invece ti volevo fare un'altra domanda su come secondo te si combina
questo sentimento del sacro con la corporeità, con la fisicità, perché lei, dobbiamo dirlo, anche a livello iconico, Alda Merini è stata veramente di grande impatto. Noi ce la immaginiamo tutti, questa donna con lo smalto rosso sulle dita, un po' rovinato, il rossetto rosso, la collana, la famosa collana di perle, la sigaretta sempre accesa. Quindi anche a livello iconico, il suo corpo è diventato importante. Peraltro ci sono state anche delle importanti fotografie che hanno fatto poi il giro del mondo, sono state esposte in tante mostre, cioè di Alda Merini nuda. Lei non aveva paura di mostrare il suo corpo, non aveva neanche tanto pudore, perché il suo corpo alla fine era la sua presenza fisica, la sua carne, e un po' si rifà a quel corpo dei bambini, esattamente come bambini che non hanno pudore del proprio corpo, anche lei, quando lo racconta e racconta la corporeità, quell'essere umano, quell'essere vicino alla terra, quell'essere uguale agli altri, umana esattamente come gli altri, quindi fatta di corpo che l'assimila a tutti gli altri, non ha pudore nel mostrarlo vestita, ma nel mostrarlo anche svestito questo corpo. Ci sono delle foto che la mostrano senza veli, esattamente, distesa su questo letto, soltanto indossando questa sua collana di perle, e a volte neanche quella. Quindi, questo sentimento, secondo me, si combina benissimo anche nell'opera di Alda Merini. Se mi permetti, io volevo leggere soltanto una parte di una poesia, che è proprio per entrare anche nell'atmosfera di quello per cui abbiamo deciso di creare, insomma, questa rubrica, cioè scritte sul corpo, perché queste donne di cui parleremo scrivono proprio del corpo. È una poesia di Alda Merini, dice: la tua pelle è color colore, che abita sempre nella mia carne, che bruciando nella mia passione mandava odore di mirra. Quella tua pelle così brunita, così scarlatta, così ferita. Quell'odore di uomo riverso su un marciapiede di donna, calcando il mio marciapiede, sollevando il dolore, in delirio d'amore, in delirio di prepotenza, la tua pelle contro il mio guscio, la tua pelle appesa al mio guscio. Questa pelle color colore mi ha fatto veramente pensare al fatto che, tanto lei abbia sicuramente letto Platone. Ho questa impressione. E poi c'è questo rimarcare appunto della pelle color colore, essere uguale agli altri color colore, no? Questa ripetizione. E l'idea che qualcuno possa in qualche modo inchiodarla a quella sua esistenza, non possa farla andare oltre quello che lei vuole, no? Farla vivere esattamente come, per citare un altro poeta, quello che avrebbe detto, no, Baudelaire, l'albatros, il famoso albatros, che nella vita normale, nella vita comune, si sente impacciato, si sente uguale agli altri, quindi senza nessuna accezione che lo possa contraddistinguere dagli altri, però la sua bellezza, la sua magnificenza di uccello, nel caso dell'albatros, e di poeta, nel caso appunto di Baudelaire, visto che utilizza questa metafora, sta proprio nel volare, quindi nello scrivere, nel poetare, nell'essere poeti. E un po' mi ha fatto pensare proprio a questo, a quest'uomo che lei di cui parla, e che in qualche modo la trattiene al suo uscio, la trattiene al suo essere terrena. Rileggendo la biografia di Alda Merini, la seconda volta che lei è stata internata, lo ha fatto perché in qualche modo si sentiva in obbligo di scappare da Taranto. Lei si era da poco risposata con il suo secondo marito, si era trasferita a Taranto, se non sbaglio, e lì inizia ad avere una sorta di malessere. Lei voleva scappare da quella città, e addirittura proprio per questo suo malessere che si era acuito nel corso del tempo, si è fatta internare, perché lei ha sempre detto: io sono andata in manicomio per mia volontà, ovviamente accompagnata dai miei mariti, ma di mia spontanea volontà. E lì, secondo me, questa sua incapacità, o questo suo essere quasi inadeguata al vivere comune, al vivere normale, da normale, no? Mi fa pensare proprio a questo, che il corpo, in questo delirio d'amore, diventa anche un delirio di prepotenza, di qualcuno che cerca di trattenerla, e lei
vuole scappare. La tua pelle, lei dice alla fine, appesa al mio uscio, quindi io voglio uscire e tu che cerchi di trattenermi. Mi fa pensare proprio a questa donna, questa poetessa che proprio per quella follia di cui parlavo prima non riesce ad essere solo amore, solo corpo, uguale a tutti gli altri. Assolutamente sì, c'è molto bello, molto vero quello che dici, mi emoziona molto e devo dire, vabbè, già in generale parlare di Alda Merini mi emoziona molto. E, tra l'altro mi fa pensare, cioè questo poetare mi fa pensare, appunto perché la nostra rubrica Scritte sul corpo che parla appunto del femminile. È inevitabile fare una riflessione su donne che corrono coi lupi. Mi fa pensare questa poesia, molte delle L'estate, questo saggio che ha avuto un enorme successo. Sì, è vero. cioè, mi fa pensare tutta questa pelle così brunita, così scarlatta, così ferita, mi fa pensare proprio al corpo di questa lupa. Che corre, che combatte, che si guadagna il giorno palmo a palmo, che è inserita in una società a volte in cui non si sente adeguata, non si sente adeguata o riconosciuta, in cui a volte cerca la risposta del suo riconoscimento nell'altro, quindi contro il mio, appesa al mio uscio, no? Mi fa pensare proprio ad alcune parti del libro in cui anche parla appunto del corpo, come dice, è il corpo che dà all'anima, il suggerimento di sollevarsi, è il corpo che dà all'anima lo spirito di correre fra il bosco, di ululare alla luna, cioè è il corpo che ha la percezione di questa cosa e lo suggerisce all'anima. Ed è, cioè, come dire, poter raccontare di corpi. Alda Merini, che appunto è una profetessa del suo tempo, non riconosciuta, cioè, non, sì, mediaticamente era ricercata, però non, come dire, non profondamente accettata. Vero, verissima questa cosa, verissima. Sono d'accordo, è vero, più di una volta ho letto queste critiche che venivano mosse da Alda Merini, non so se le hai letti pure tu questi commenti, anche da parte di critici importanti in cui si diceva che Alda Merini, a differenza di tante altre scrittrici, che comunque nei suoi anni, lei vive appunto tra la fine degli anni 30, se non sbaglio, e muore l'anno preciso, non me lo ricordo sinceramente. Però lei in ogni caso ha avuto, secondo molti critici, molta fortuna nell'incontrare le persone giuste al momento giusto, ma non si è mai veramente integrata all'interno di questa elite, proprio perché aveva intanto un approccio da non letterata nel termine più aristocratico forse del termine, cioè nel senso più aristocratico del termine, o forse più snob, non lo so. Lei invece era appunto randagia, come dicevo all'inizio. Mi piace questo termine nel senso che lei parlava con tutti, iniziava a parlare di poesia con chiunque, faceva queste lunghe telefonate, molti la ricordano perché telefonava continuamente a tutti. Quindi non si è integrata e molti l'hanno snobbata, diciamo così, perché comunque lei non faceva quasi una selezione, anche per il suo modo di vivere in maniera molto poco ortodosso. Poco comune da. Sì, spendeva tutti i soldi che guadagnava, non faceva tanto caso all'ordine, alla pulizia, insomma, era una persona che viveva veramente della sua arte. In lei arte e vita sono il binomio forse che veramente più indissolubile che si possa pensare. Coincidono perfettamente. Quel disordine mentale veniva rispecchiato esattamente nel suo disordine di casa, ma aveva qualcosa, secondo me, che è il genio, quel genio profondissimo, quel fuoco sacro, che riusciva a instillare nelle sue poesie. Poco fa parlavi di anima
mi ha fatto venire in mente che proprio nel 1986, quindi quando lei poco prima di essere internata per la seconda volta, scrive una cosa che secondo me è molto interessante, vorrei leggere. Tu anima, a volte mi sospingi in avanti, ancora perché io cammini da sola, come un bimbo che esiti a partire e io cigolo come l'onda. Questo mi fa pensare nuovamente a quello di cui parlavo prima, ecco perché secondo me il collegamento con il simposio di Platone è interessante per quello di cui lui parla, no? Della follia come poesia, la follia dei bambini, la follia sentimentale. Lei parla dei bambini e soprattutto dell'anima. L'anima, questa cosa spirituale, l'unica cosa forse divina che appartiene al corpo e che lei comunque esercitava e ascoltava, così come l'unica parte di sé che in qualche modo la portava ad andare avanti, quindi a fuggire da quel corpo che la rendeva solo umana. Perché io cammini da sola, infatti, lei dice, come un bimbo che esiti a partire e io cigolo, ho paura, appunto, come l'onda. Bellissima, questo passaggio di Alda Merini è molto bello, di una poesia. Sì, bello. Assolutamente. Quello che lo riporti mi piace, cioè mi sembra proprio, come dire, puntuale. Sì. Il corpo. Vediamo un attimo di affrontare questa tematica del corpo secondo Alda Merini. Il corpo di Alda Merini, come diciamo anche all'inizio, è un po' quello che rispecchia una sorta di tela su cui si sono impresse tutte le emozioni, le sensazioni, no? E ti leggo due passaggi e poi ti lascio la parola di un'altra poesia che è: io sono la tua carne, la carne letta del tuo spirito. Non potrai mai visitarmi nel giorno prima che il puro lavacro del sogno mi annebbi incenerita per restituirmi a te in pagine di poesia. Anche qui ancora una volta c'è il corpo. Anzi, in questa poesia ancora il corpo diventa qualcosa e resta, anzi, qualcosa di sacro, di aulico. Però poi a un certo punto, in alcune opere di Alda Merini, il corpo diventa eroticamente più, non saprei definirlo in realtà, sicuramente un corpo anche erotico, quello che lei descrive nelle sue opere, ma è un erotismo che non ha molto di sublime, secondo me. Mm-hmm. Però vorrei sapere anche la tua opinione, perché lei per esempio nella poesia La pelle nuda dice: la pelle nuda fremente che di notte raccoglie i sogni, ancora una volta c'è il corpo, i sogni, però nell'ultima parte, nella poesia per esempio Clinica dell'abbandono, cioè meglio la raccolta Clinica dell'abbandono, c'è una poesia in cui lei dice: il suo sperma bevuto dalle mie labbra era la comunione con la terra, bevevo con la mia magnifica esultanza guardando i suoi occhi neri che fuggivano come gazzelle, e mai coltre fu più calda e lontana e mai fu più feroce il piacere dentro la carne. Ci spezzavamo in due come il timone di una nave che si era aperta per un lungo viaggio, avevamo con noi i viveri per molti anni ancora, i baci e le speranze, e non credevamo più in Dio perché eravamo felici. Ecco, questo quello che intendevo io, cioè nel momento in cui non si crede, c'è questo distacco dalla fede, dal supremo, dalla sacralità, si arriva ad un erotismo quasi profanato. Non so se sei d'accordo. No, assolutamente. Tra l'altro, vabbè, come dire, quello per riallacciarci un pochino a quello che dicevi prima, no? Il fatto che lei comunque gioca molto sulla sua figura, cioè su questa immagine che dà di se stessa, lei gioca molto, è una sibilla, è una trasformista in qualche modo. Cioè, credo che appunto il fatto che lei scriva questa poesia in cui utilizza il termine sperma all'interno proprio della raccolta Clinica dell'abbandono, credo che sia proprio legato a
l'utilizzo di questo termine all'interno di un ambiente in cui lei è stata inserita, quindi medicalizzata, studiata come persona con un forte problema psichiatrico, quindi medicalizzata, aperta, studiata, analizzata, elettroshock, insomma, sappiamo chi più ne ha più ne metta. Lei che già da bambina racconta di avere sempre avuto questa salute molto cagionevole, quindi conosceva i medici, conosceva, e poi crea la sua produzione di clinica dell'abbandono. E quindi secondo me anche qui ci vuole raccontare molto più di quello che poi, come dire, leggiamo. Beh, questa poesia, il suo sperma bevuto dalle mie labbra era la comunione con la terra, cioè già soltanto questi due versi, come dire, si staccano dal sublime per avvicinarsi proprio al piacere della corporeità, perché lei racconta del corpo come un groviglio di emozioni e di pulsioni, quindi di questo corpo che narra di se stesso nei momenti in cui è maggiormente libero, che può essere in una condizione di amplesso come quella che racconta qui in questa poesia Alda Merini. È proprio molto bella. Ci spezzavamo in due come il timone di una nave che si era aperta per un lungo viaggio, cioè crea delle immagini, anche delle immagini sonore, della sua sonore, proprio corpore. Bevevo con la mia magnificente esultanza guardando i suoi occhi neri che fuggivano come gazzelle, cioè se pensiamo all'immagine, a questi occhi neri che ti guardano in quel momento lì, in realtà è talmente come dire, talmente concreta l'immagine che anche se può sembrare inaccessibile, però secondo me arriva quello che lei vuole raccontare. Assolutamente, assolutamente sì, quindi, anche secondo me. Assolutamente, c'è una corporeità, c'è un ascolto delle proprie pulsioni, c'è una narrazione dedicata a... Anche questo colore cangiante, no? Comunque accosta sempre questi colori, gli occhi neri, le labbra, la comunione con la terra, anche lo sperma, no? Questo, il colore del chiaro con qualcosa di assolutamente scuro. Appunto, ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio, cioè l'essere duale nella poesia e nella figura di Alda Merini. Non so se ci sono delle poesie che ti piacerebbe magari leggere, se c'era qualcosa che volevi leggere. Ah, mia, che domanda che mi hai fatto! No, anzi, che proposta! Fammi un attimo vedere. Ho praticamente tutti i libri qua con 200 segnalibri per... Vediamo un attimo che cosa possiamo leggere, che magari si discosta un po', o anche no, perché... Allora, non troppo lunga, perché sennò... Allora, sì, questa qua. Allora, sempre c'è dalla raccolta di La Volpe e il Sipario. Cioè che una... Se hai il libro per caso? Hai il libro, ecco, perfetto. Scusa, sì, c'è sempre questo problema di spazio. Andolini, La Volpe e il Sipario, ok. E appunto la raccolta in cui maggiormente lei poi si avvicina a tutto questo mondo dell'erotismo, della corporeità. Leggo questa. Allora, c'era una manciata di semi odorosi nelle mie mani per te. È un ricordo lontano di cose accadute, ma senza sentimento. Pensavo che tu fossi la mia strada e ho messo calzature leggere perché tu mi credessi un'ombra. Ho vagato solitaria con te dentro la mia stoltezza. Non ti dissi che ero innamorata fino al pudore, finché non vidi sangue nella mia mente, come se partito da me mi avessi rapito il fulgore degli anni. E così ho aspettato che tu rinverdissi e che da erba diventassi un altare, ma come tutti gli altari ti sei fatto pietra. Cioè, vabbè, può parlare soltanto lei. Calzature, insieme a ti sei fatto pietra, rinverdissi. Cioè, sono delle immagini talmente, cioè, in realtà talmente quotidiane, poi mi viene da dire, lei le utilizza e le accosta in una maniera così magistrale che...
cioè, racconta anche di situazioni di vita che tutti viviamo ed è proprio voce di alcuni momenti della nostra vita, di alcuni anche dolori o gioie o attese o aspettative o delusioni, che mi emoziona sempre molto, ecco, dico sempre la stessa cosa, però perché è vero. No, mi piace questa idea, questa immagine dell'altare che solitamente dovrebbe essere dedicato proprio alla divinazione, o comunque a qualcuno di più elevato dell'umano o della persona comune, e quindi che diventa pietra, invece diventa qualcosa di assolutamente comune. Volevo aggiungere soltanto una cosa riguardo la raccolta poetica di cui parlavi tu prima, quindi La Volpe e Sipario, che quando è uscita aveva avuto una tiratura di 333 copie, quindi è uscita con pochissime copie, sì. È andata subito fuori commercio e corrispondeva appunto a un inedito offerto in veste tipografica elegante. Nella postfazione, Simone Bandirali, che era il medico, ha detto: intanto il titolo, La Volpe e il Sipario, che ci afferra la gola e ci trasporta sulla scena della vita intesa come teatro perenne. Infatti Alda Merini parlava di questo teatro perenne che vedeva attorno a sé. Quando parla di manicomio parla anche di questa goliardia che si viene a creare all'interno di un ospedale psichiatrico, e quindi anche in questo famoso spazio d'eccezione. In mezzo a lei l'attrice, vittima e carnefice allo stesso tempo. Non è forse la volpe l'animale che dietro l'apparente silità delle forme nasconde insospettabile forza e ferocia? Quindi secondo appunto il medico lei era nascosta in questo animale di cui appunto parla nelle sue opere, a cui aveva dato anche il titolo, quindi la volpe e il sipario. E senza dubbio, poi aggiunge, i Baiori Ferini ci sono in queste liriche, ma ci sono anche le favole di una donna che vuole amare. Quindi la Merini è difficile, come diciamo all'inizio, riuscire a parlare della Merini e riuscire a parlare dell'opera intera della Merini, però in ogni caso noi attraverso i nostri anche dubbi e le nostre perplessità in qualche modo abbiamo cercato di raccontarla. Sì. Dimmi. No, volevo soltanto leggere l'ultima, piccolina, perché se abbiamo finito, per chiudere un pochino questo cerchio. Allora, sono nata il 21, a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenare tempesta. Così, Proserpina, lieve, vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera. Forse è la sua preghiera. Questa è una delle poesie forse più famose di Alda Merini. Viene raccontata, viene letta quasi sempre appunto il 21 marzo per omaggiarla, e perché appunto coincide con il primo giorno di primavera. Quindi sì, è una delle, e lì credo che ci siano veramente tutti gli elementi della sua poesia. Proserpina, come dicevi tu, le zorre, questo essere attaccata alla terra, la sua nascita, e la follia, ovviamente. Esatto, sì. Allora, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro, altrimenti noi ci avviamo verso la conclusione di questo nostro primo incontro sulla poesia, e sulla poesia al femminile in particolare. Direi che speriamo che adesso, come dire, si vadano a riprendere, a rileggere tutte queste poesie, che sia stato di buon auspicio, di buon, come dire, questa... Il nostro appunto intento è quello di cercare di immettere un po' di curiosità dentro chi ci ascolta, nel lettore, nell'ascoltatore, e di parlare di letteratura e parlare di poesia credo che sia anche un buon modo per distaccarsi anche per un attimo dalla realtà circostante, che in questo periodo insomma ci sta tutti opprimendo un pochino. Comunque parlare di poesia e parlare di letteratura è sempre qualcosa che, se non ci eleva, sicuramente non ci fa restare per un attimo con i piedi per terra, quindi esatto. Un pochino ci fa
volare. Allora, noi ci avviamo verso la conclusione. Io, Alessandra, ti ringrazio tantissimo per essere stata ospite qua e sicuramente ci vedremo prestissimo perché appunto con te parleremo ancora di poesia, poesia femminile e soprattutto corpo, poesia raccontata anche dal punto di vista proprio corporeo della donna. Quindi grazie per essere stata qua, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e ci hanno ascoltati e come al solito un bacio e alla prossima.